non so cosa dirti, amico mio. Sono qua prima ancora che da ministro, da papà, e qua ci sono dei papà, ci sono delle mamme. E ho letto ancora venendo in macchina che, e ringrazio chi ha fatto venire alla luce questa schifezza, questa vergogna, ringrazio i carabinieri, ringrazio le forze dell'ordine, perché la cosa più incredibile è che tutto sia venuto fuori perché c'era qualcuno che, pur di portare via i bimbi alle mamme e ai papà, si vendava violenze sessuali inesistenti, falsificava i reporti, falsificava i disegni, falsificava le perizie. Ecco, il posto giusto per certa gente è la galera. C'è un'inchiesta in corso, non mi voglio sostituire alla procura che sta facendo il suo lavoro, ci sono 27 indagati, il tutto è partito, pensate, da 31 denunce di abusi sessuali archiviate una dopo l'altra, ma nonostante l'archiviazione di queste denunce, i bimbi portati via alle famiglie non sono mai stati restituiti alle famiglie e in alcuni casi risulta siano state assegnate ad amiche delle amiche delle amiche. E non vado oltre. Già abbiamo visto, già c'è gente che specula, poi alcune cooperative, vediamo se verrà alla luce, che erano specializzate in business sia sugli immigrati che sui bambini, perché c'è questa gente evidentemente. Vi posso dire, per portare dei dati però concreti, al di là della solidarietà umana da padre, da ministro, ho sentito il Presidente della Commissione di Giustizia al Senato e entro la pausa estiva, quindi entro i primi giorni d'agosto, verrà approvata dal Senato una commissione d'inchiesta sulle case famiglia in tutta Italia per verificare che cosa sta succedendo. Quindi questo sarà legge. C'è un disegno di legge della Presidente della Bicamerale per l'Infanzia Ronzulli, che anche questo sta procedendo. C'è, proprio oggi è stato dato il via libera anche alla riforma del diritto di famiglia per rivedere l'affido condiviso, perché troppe volte dopo separazione e divorzio le mamme, i papà e i nonni finiscono di essere mamme, papà e nonni, e il bambino va sempre e comunque tutelato quando gli adulti litigano. Quindi anche applicare veramente un diritto di famiglia che metta al centro il bambino. Giovedì sarò a Roma col ministro della famiglia a annunciare alcune iniziative che riguardano anche la tutela dei minori, perché qua la cosa incredibile è che alcuni degli arrestati e degli indagati venivano pagati con il loro stipendio teoricamente per difendere le famiglie, le mamme, i papà e i bambini. E io spero che vengano beccati uno per uno tutti quei falsi assistenti sociali che sono dei delinquenti, che hanno rubato dei bambini alle famiglie. Perché per rispetto di invece chi fa bene il suo lavoro, per rispetto degli assistenti sociali che fanno bene il loro lavoro, ma è lo stesso principio che abbiamo applicato quando abbiamo approvato la legge per mettere le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo per difendere i bimbi, gli anziani e i disabili e proteggere anche gli infermieri, gli insegnanti e le maestre. Però ripeto, poi non so cosa mi chiederanno i giornalisti in questo caldo pomeriggio di luglio, quando ho letto le ultime notizie ieri sera ho deciso, perché lo sentivo troppo forte, devo andare, anche perché poi dietro... Anche perché dietro queste 31 denunce, ovviamente il titolo sul giornale è scandalo, angeli e demoni, arresti, sindaci, assistenti sociali, cooperative,
Però dietro a queste storie ci sono mamme, papà e bambini. Bambini di 6 anni, di 8 anni, di 10 anni, di 12 anni, che poi magari quando finisce tutto, Dio non voglia, saranno stati condizionati e avranno del papà o della mamma un ricordo che non è il ricordo che dovrebbero avere. Quindi vi posso dare la mia parola d'onore che, rispettando ovviamente il lavoro della procura, delle forze dell'ordine, di chi sta indagando, non avrò pace fino a che l'ultimo bambino in Italia sottratto ingiustamente alle famiglie non tornerà a casa da mamma e papà. Questo è l'obiettivo finale. Poi non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché io temo che con la commissione d'inchiesta schifezze, falsità, truffe emergeranno in tante città italiane, in tante case famiglia italiane. Lo dico per rispetto di chi gestisce in maniera invece... Io conosco tante realtà, ad esempio cattoliche, che trattano questi figli come se fossero loro figli e effettivamente vengono portati via da situazioni di degrado, di violenza o di difficoltà. Quindi non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ad esempio, io ogni volta che vado a visitare da ministro un campo rom mi domando perché i tribunali dei minori non vadano nei campi rom a portare via quei bimbi e a salvare quei bimbi. Perché mi sono letto fascicoli di presunta difficoltà economica di genitori italiani che hanno perso il lavoro e avevano qualche problema di qualche settimana a pagare le rate o le bollette, e lì i servizi sociali sono implacabili, mentre chi educa i bimbi al furto fin da quando hanno un anno è tutto normale così. Però una roba per volta. Io spero che nei prossimi mesi Bibbiano o Cavriago o gli altri comuni del comprensorio, andando su Google, torni a essere un comune che uno cerca per i valori, per il lavoro, per la comunità, per come vengono su bene i ragazzini, i giovani, perché non meritate di essere conosciuti nel mondo come la comunità degli orchi o dei ladri di bambini. Ma se qualcuno ha sbagliato sulla pelle di un bambino, per me deve pagare doppio. Deve pagare doppio. Perché chi sbaglia sulla pelle dei bambini deve pagare doppio. Poi, per carità, tutti i genitori, tutte le famiglie, tutte le coppie, mariti, mogli, nonni, fratelli, sorelle, hanno le loro difficoltà, hanno i loro caratteri, hanno le loro fortune e le loro sfortune. Però io penso che in un paese civile, prima di portare via un bimbo da casa, le devi aver provate tutte, mentre invece io ho visto che, grazie all'interrogazione fatta dal gruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, solo negli ultimi anni sono quasi 10.000 i bambini portati via in Emilia-Romagna i loro genitori. Ed è un numero che non esiste, è un numero che non esiste né in cielo né in terra. Perché portare via il bimbo deve essere proprio l'ultima dell'ultima delle ultime soluzioni. E quindi vi posso dire che su questi 10.000 bimbi andremo fino in fondo. Chi è stato salvato da violenza vera ha diritto ad avere un futuro normale, ma chi è stato portato via con l'inganno e con la truffa a mamma e papà deve tornare da mamma e papà. Punto. Non esistono altre possibilità. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Vinci, io sono amico di Davoro. Come si chiama? Alessandro. Domani Gabriele, con Daniele. Grazie. Scusa. Ci sono degli altri gruppi sociali che sono veramente pazzeschi.
studio, Marta. Arrivo. Giustizia, ciao, giustizia. Giustizia. Intanto grazie ai carabinieri per tutto quanto. Queste persone, alcune di loro parceranno alla pensione, 3.000 euro al mese. Io direi di toglierla questa pensione a questa gente che 26 anni e si fanno queste cose qua. Toglieteli la pensione! Ma si sapeva cosa che 20 anni fa hanno fatto figli! Lo sapevano, lo sapevano! La pensione, 3.000 euro di pensione a gente che ha fatto le mani delle famiglie. Giratevi via la ragione! Ha ragione! Tutti quelli che non li hanno pensione! Ha ragione! Giratevela via! Dobbiamo fare i morti di fame! Ha ragione! Matteo! Arrivo! Arrivo, 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 arrivo! Ciao! Ciao bimba! Matteo grande! Sei un grande! No, no, normale, normale. Sì, sei un grande! Matteo, c'è da rivedere anche il sei un grande, Matteo! Arrivo! Vado da voi! Non dimenticate di Stefano, Matteo! Di Maiore! Il signore che ti sei portato sui tre bimbi! Con tre bimbi! Matteo! Ragazzi, come fate? Salvi! Matteo, Matteo! Non ce la farò mai, ragazzi, a coprire... No, lei non deve essere. Un attimo, tranquilli, tranquilli. Signora, si fa cadere avanti, ok, faccio in due... Sì, grazie. Io no. Occhio che ce lo siamo. No, attenzione. Vieni, vieni, vieni. Ragazzi, con calma, Luca, prendi il microfono col trampiede via. Col trampiede. Salvini! Dove? Salvini! Un attimino, signora. Sì, sì. Un attimo, signora. Amore mio, il dai a fa. Tu fai o malamente, chiappevota, chiappevota. Piano, piano, piano. Oddio! Dio, Madonna! Arrivo, 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 arrivo! Ragazzi, calma, 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 calma. Corriamo. Calma, 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 calma. Ragazzi, fermi, 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 fermi. Allora, partiamo proprio da Viviano, da quelle scarpine bianche che invocano naturalmente risposte, invocano risposte immediate, simbolo di un'emergenza. È una vergogna che ci sia chi fa business perfino sulla pelle dei bambini, rubando migliaia di bambini a mamme e papà per presunti abusi sessuali mai stati provati o per difficoltà economiche che possono toccare a tutti. E quindi andremo fino in fondo, non solo sui 10.000 bimbi portati via alle famiglie in Emilia Romagna, ma in tutta Italia, perché proprio entro quest'estate verrà approvata la proposta della Lega di una commissione d'inchiesta sulle case famiglie in tutta Italia, città per città, comune per comune, assistente sociale per assistente sociale, se qualcuno sbaglia paga. La posizione ha definito questa sua visita una passerella. Dovrebbero parlare con quelle mamme, con quei papà con cui ho parlato, che sono stati rubati con l'inganno bimbi di 5, 6, 7, 8, 9 anni, falsi referti, violenze, minacce, elettroshock, false perizie, falsi disegni, truffe. Giri veramente schifosi dietro alcuni di queste vicende, lo dico con tutto rispetto, delle case famiglia che fanno bene il loro lavoro, degli assistenti sociali che fanno bene il loro lavoro, dei servizi comunali che fanno bene il loro lavoro, qua evidentemente c'è qualcosa che non va. Io ringrazio i carabinieri perché dopo 31 denunce archiviate per abusi sessuali mai verificatisi, con bimbi che non sono mai tornati a casa nonostante le denunce fossero false, è evidente che qua c'era un business da migliaia e migliaia di euro, soprattutto bimbi e bimbe che meritano di tornare a casa. Poi spero che la politica si unisca, ad esempio in Commissione al Senato la politica si è unita e quindi tutti hanno sostenuto la commissione d'inchiesta e quindi spero che su questo non ci sia divisione. Non so, adesso c'è la procura che sta indagando, non so se ci fosse un sistema tra cooperative, assistenti sociali, servizi comunali,
non lo so. So che mi vengono segnalazioni di abusi anche da tante altre città italiane, da nord a sud. E quindi il problema non è il colore politico, Paola, il problema è un sistema che non funziona. Va rivisto l'intero diritto di famiglia, va rivisto l'affido condiviso, vanno rimessi al centro i bambini, va rivisto il ruolo del tribunale dei minorenni. Sicuramente qua più di una mamma e di un papà mi hanno detto si sapeva. Qua la gente sapeva e nessuno aveva il coraggio di fare, di denunciare, di intervenire. Ringrazio i carabinieri che hanno permesso che l'Italia sapesse. E invito chiunque sia a conoscenza di altri abusi ovunque in Italia di segnalarli al Ministero dell'Interno, se vuole anche dietro anonimato, e faremo tutte le verifiche del caso. Ha parlato con alcuni genitori e che cosa gli ha detto? C'è un papà che vede 5 ore al mese i tre figli. Non è corretto. C'è un altro papà a cui sono stati sottratti i figli dati all'ex moglie che è andata via con una donna in rapporti con qualcuno che decideva gli affidamenti, quindi ci sono anche cose che a pensarle da papà mi viene scritto. Però ho garantito di rivedere una per una tutte le pratiche, perché ci sono per carità dei bimbi tolti da situazioni di violenza, di abuso, di degrado, e quindi è giusto che si proceda così. Però togliere un bimbo a mamma e papà è l'ultima soluzione. Vedo dei numeri con cui con troppa facilità si portano via i bimbi dalla casa di mamma e papà, e quindi o ci sono eccessi o ci sono reati. Questa settimana caldissima sul fronte dei trasporti, ieri fatto di Firenze, ormai lo sciopero, e allora c'è anche l'infrastruttura del 26. Oggi preferisco parlare solo di questo e il diritto dei bimbi, delle mamme, dei papà e dei nonni a continuare a essere bimbi, mamme, papà e nonni. Mi sembra chiaro ed evidente che la TAV si farà, è un'opera fondamentale, ma non è l'unica che un ministro ha bloccato, e un ministro dei blocchi sblocca o non capisco cosa ci faccia il governo. Però fatemi rimanere su Bibbiano, perché del resto possiamo parlare da domani. Ministro, sull'inchiesta sul clima che si sta scatenando sui social, che cosa ne pensa? Sul clima che si sta scatenando sui social riguardo alla vicenda della Valdenza, cosa ne pensa? Non ho gran tempo di leggere commenti. Io sicuramente il diritto dei bimbi ad avere un futuro sereno viene prima di tutto. Poi non mi interessa buttarla in politica, ripeto, anche perché sono convinto che degli abusi ci siano e verranno fuori anche in altre città, anche in altre regioni, magari con amministrazioni di diverso colore politico, quindi non sono qui a dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Sicuramente qua ci sono numeri che sono preoccupanti, e poi non è con la violenza che si risolve nulla, però qua gli unici episodi di violenza per il momento documentati sono a danno dei bimbi, delle mamme e dei papà. E spero che qualcuno ne risponda e che nessuno si senta tirato fuori. Vorrei dire qualcosa sull'inchiesta che c'è a Foggia, in Puglia, dove c'è un sindaco della Lega. Non fatevi parlare di Mosca, di Foggia. Oggi parliamo di bimbi. Vabbè, chi sbaglia paga ovunque, da Bolzano a Lampedusa. Però oggi ci tengo a chiedere, ecco, mi servirebbe questo, lo chiedo da collega giornalista in aspettativa, colleghi giornalisti, chissà anche in altre città italiane parli, denunci, senza paura, magari anche anonimamente, andremo fino in fondo, casa famiglia per casa famiglia, assistente sociale per assistente sociale, cooperativa per cooperativa. Se riusciremo a riportare a casa anche un solo bambino, avremo vinto. Quindi spero che nessuno stia più zitto per paura. Soprattutto perché c'è un muro di omertà. E qua quando tante mamme mi dicono ma noi denunciavamo da anni, noi lo sapevamo da anni, tutti sapevano, io andavo in comune, andavo dal sindaco, andavo dall'assessore, poi però leggi che quelli che ti dovevano teoricamente aiutare forse erano dall'altra parte, e quindi è chiaro che la preoccupazione è che ci fosse un sistema, cioè, però ripeto, sono convinto che la procura stia lavorando bene, non tolgo il lavoro da Ministro, lei... Questa è una sconfitta secondo lei dello Stato, cioè, certo. Di un partito, del partito no, beh certo, quando... Io ho visto lucrare sulla pelle appunto degli immigrati, degli anziani, nelle case di riposo. Qua però si ruba la vita a bimbi di 4, 5, 6 anni che hanno il futuro davanti.
sicuramente è una sconfitta, però sono qua per dimostrare che lo Stato poi c'è. Lo Stato si può chiamare carabinieri, si può chiamare maestra che denuncia, si può chiamare papà che resiste, si può chiamare assistente sociale che non ci sta a certe schifezze, e quindi lo Stato c'è, magari in ritardo, ma c'è. Ma Ministro, di agenda, ce lo dice se domani va a riferire? Io domani sono a Roma, ma domani ho il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza sul tema immigrazione e non solo. Vediamo se gli orari coincideranno o meno, a me pagano lo stipendio per risolvere i problemi legati alla criminalità e alla vita vera, non per commentare fantasie, però vediamo, io domani sono a Roma, sono in ufficio di primo mattino. Ministro Di Maio definisce il PD il partito di Bibbiano, lei cosa ne pensa? Non mi interessa associare a una schifezza come questo o quel partito. Anche perché, ripeto, mi auguro, è brutto da dire, ma mi auguro che denunce simili arrivino anche da altre realtà italiane, da altre città italiane, da altre case e famiglia. Non mi interessa il colore politico, perché qua ci sono da salvare dei bimbi. Io alcune situazioni le sto già seguendo personalmente, senza entrare nel merito di dove, come, quando, in Emilia, ma non solo in Emilia, anche in altre regioni italiane. E quindi se per pregiudizio ideologico o per vigliaccheria o per fare quattrini qualcuno usa i bimbi, noi andremo fino in fondo. Poi vabbè, mi auguro che tutti i partiti prendano le distanze, cosa che hanno fatto dal traffico di bambini, quindi non vengo qua un martedì pomeriggio per attaccare Renzi o Zingaretti sui bimbi di Bibbiano, evidentemente. Posso chiedere quanto sull'autonomia, so che non c'entra. Basta. Non è. Allora, vediamo un attimo se qualcosa. Non è.